piace pensare che ho iniziato a fare questo mestiere perché avevo dei problemi a comunicare altrimenti. Cioè la parola, per esempio, per me non è la cosa più semplice, soprattutto la parola orale, ma anche la parola scritta. Allora ho cominciato a pensare che forse andando a vedere i film, la storia del cinema, eccetera, eccetera, lentamente mi è venuta questa fascinazione verso la comunicazione per immagini. Un percorso come quello che ho fatto mi ha lasciato molto, ma inevitabilmente se quando fai dei film e se ti approcci a ogni nuova avventura come proprio è anche una nuova avventura e vai un po' a cercare a scandagliare un po' a fondo nel chiederti come, che tipo di linguaggio devi adottare, piuttosto di come riuscire a ottenere da un tale attore la tal cosa, piuttosto che invece in ambito documentaristico sono altre le cose. Ma anche lì sicuramente c'è anche una questione di come per esempio rendersi il più invisibile possibile in termini di presenza nell'azione che sta avendo luogo, eccetera, eccetera. Sono comunque dei momenti di crescita, sia professionale, ma anche umana, io credo, soprattutto in ambito documentaristico si vanno ad affrontare dei temi, si scoprono dei mondi che ogni volta non. Perché io non avrei scoperto da semplice cittadino, diciamo, no? L'ultimo lavoro che ho fatto è un episodio di un film su Milano. Documentario fatto da sei persone diverse. Il mio episodio in particolare si chiama Tre Milano e cerca di raccontare la mia città un pochino attraverso insomma nel tempo che ho, che sono 20 minuti, quindi non è che racconto tutto di Milano, racconto una cosa in particolare che era quello che mi premeva di più, attraverso tre persone diverse che la vivono in modi diversi. Uno è un trambiere, una è una ragazza di seconda generazione di origine eritrea e uno è un artista. Il Progetto Futuri c'è un lungometraggio che si chiama Emma per ora, che ho già scritto e spero che sia una coproduzione con la Francia. Un documentario che sto già girando su due personaggi particolari perché sono degli editori, stampatori sui generis. Uno si chiama Casiraghi. E dalle sue edizioni si chiamano Pulcino Elefante, sta da Osnago vicino a Lecco e stampa le sue cose ancora con una vecchia macchina stampatrice con i cliché, eh? E l'altro si chiama Josef Weiss e sta invece in Svizzera a Mendrisio e fa dei libri molto belli, libri d'arte, anche quelli stampati ancora come si faceva 200 anni fa. Due personaggi molto curiosi, un po' non in lotta con i tempi, perché tutte e due poi usano per esempio l'iPad, a tutte e due piace essere, hanno un sito Facebook e tutto quanto, però il loro modo di lavorare, la loro attenzione alla bellezza in qualche modo, alla cura di fare le cose in un certo modo, o alla poesia, perché Casiraghi è anche pittore, poeta, musicista, eccetera, è di un altro tempo. Se non avessi fatto il regista non so proprio cosa avrei fatto, ma probabilmente qualche cosa inerente alle immagini. Quindi non so, forse la fotografia è la cosa più immediata, però forse anche per la pittura subisco un fascino notevole, in un'altra vita magari.